start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Medieval Delivery, un gioco molto semplice a quanto sembrerebbe, ma quello che oserei dire è un buon passatempo, nel senso che noi siamo Alistair, un bambino abbandonato in fasce in chiesa e che insomma deve crescere in questa epoca medievale guadagnandosi da vivere. Il gioco è molto semplice, dobbiamo trasportare da punto a punto degli oggetti con delle difficoltà. Ad esempio all'inizio dobbiamo trasportare della carne, ovviamente veniamo assaliti dagli animali, varie galline e cani nel villaggio, e dobbiamo portarla a destinazione. Il gioco si dividerà in tre atti, ma al momento del rilascio, che è previsto il 9 settembre, voi probabilmente lo vedrete ben dopo, quindi saprete anche il prezzo, cosa che io al momento non so. Diventerà diciamo completo nell'arco di 4-6 mesi, infatti esce in Early Access. Ha il primo atto, saranno tre atti, quindi avremo tutti gli atti una volta passati 4-6 mesi, quindi se ne parla l'anno prossimo, e avremo anche diverse città. Intanto io vado a iniziare, è molto bello il caricamento che ci porta da quella schermata lì a dove avevamo lasciato il nostro personaggio. In alto vedete la bussola con i vari gradi e soprattutto lì ci viene indicato dove sono le missioni e dove sono le destinazioni. In alto invece a destra c'è la minimappa e subito lì poco a sinistra c'è l'indicatore del sole, quindi ci fa vedere quanto ci manca alla notte. Noi adesso possiamo parlare con questa signora, il gioco solo in inglese, ci danno questi RP, punti RP e punti e loro, insomma. Ho bisogno che tu mi aiuti a trasportare un paio di cose a Mr. Jerry. È il proprietario della taverna, ma ha bisogno di che io gli porti qualcosa. Dovresti andare col carpentiere, la sua casa è in cima alla collina sulla destra e noi ci andiamo immediatamente, quindi in questo caso non abbiamo nulla da trasportare. Il gioco graficamente mi ricorda un altro gioco che io avevo portato anni fa, ma tanti anni fa, ma non mi ricordo il suo nome, era Ard qualcosa ed era un gioco medievale simile, ma sono andato a vedere lo sviluppatore e credo sia diverso. Non dovrebbe essere lo stesso, anche se al tempo una grafica del genere era veramente spettacolare. Oggi è normale, insomma. Ok, dobbiamo andare dal carpentiere, solo che è notte, non si capisce niente. Comunque, sulla sinistra ci dice troppe cose. Allora, dobbiamo andare dal carpentiere. Andiamo dal carpentiere. Ehi, sono Mr. Nice, ho bisogno di un favore. Potresti aiutarmi a fare uno zaino per le mie... Ah, sono io che parlo. Potresti farmi uno zaino per i miei trasporti? Perché all'inizio portavamo tutto a mano. Certo, Alistair. So quello di cui hai bisogno. Per poter crearti qualsiasi cosa, ho bisogno che tu mi raccogli un paio di materiali. Vai dal boscaiolo e chiedigli un paio di pezzi di legno. Quindi vai nella foresta con il cacciatore e chiedigli di darti un buon pezzo di pelle. Quando hai entrambi i materiali, portameli e potrò crearti qualcosa. Va bene? That's it. Quindi, vedete che lì ci viene indicato, premendo M, c'è una mappa molto bella e al momento la mappa è questa, dell'atto 1. Quindi bisogna andare dal boscaiolo, lumberjack, woodcutter, vedete? E poi dal cacciatore che è qua fuori, quindi in ogni caso dovremo andare alle nostre spalle e uscire dalla Big City, e questa è l'uscita della città. Sì, poi non so lo scopo di quel mulino lì, ma va bene, di quella ruota lì, ma va bene. Allora, non ci passeremo le ore su questo gioco, sarà un video relativamente breve, ma è un passatempo. Lo definirei tale. Il gioco mi ha incuriosito a livello grafico, perché è carino e non è il gioco della vita sicuramente, però può essere un buon passatempo. Sono carpentiere e potresti darmi un pezzo? Ok, te li do, ma digli che me ne deve uno. Perfetto. Now dobbiamo andare, vedete che lo stiamo trasportando così. Io credo che non possiamo al momento
portare anche la pelle, ma a parte che esistono modi più semplici di portare la legna, ma chi sono io per giudicare? E questo è il cacciatore, ma il cacciatore secondo me non è dentro. Vedete, in alto a sinistra c'è quella barra che ci indica lo status del nostro oggetto che stiamo trasportando. E quando trasportavamo cibo all'inizio, io lo trasportavo, insomma, l'avete visto, non l'avete visto off camera, l'ho fatto passando vicino alle galline che comunque ci assalivano, quella barra rossa calava fino a fallire la quest, e quindi ritrovarmi respawnato a fianco della persona che mi aveva dato la quest e poi dover ripartire. Comunque, praticamente adesso io sto portando il pezzo di legno, che a quanto pare me ne ha dato uno solo, che poi tecnicamente col tasto I dovremmo avere anche l'inventario, ma dovrebbe essere una cosa che si sblocca più avanti. Interagisci, questo è il legno, vai e portami un pezzo di pelle. Quindi usciamo nuovamente dalla Big City, ormai inizio un pochino a orientarmi. Scusi, perdoni, le collisioni sono un po' quello che sono. Io mi aspetto, ve lo dico come lancio, al netto di aggiunte di altri atti, non lo so quanto lavoro c'è stato dietro, perché il gioco è fatto, cioè, graficamente carino, è pieno di particolari, però più di 10 euro io non li darei, insomma, al momento è un passatempo. Spendereste 40 euro per un Tetris? Un Puzzle Bubble? No. Ok, adesso lo sta trasportando la pelle in modo un po' più intelligente di prima. Gli portiamo anche quello. E però poi magari la mia opinione cambia, adesso giochicchiandolo un pochino vediamo. Però non mi dà l'idea di essere così banale come sembra, perché infatti vedo sotto che poi dobbiamo andare a casa, dobbiamo tornare il giorno dopo, quindi dovrebbe sbloccare più funzioni di quelle che ha. Però intanto andiamo avanti, andiamo a vedere. Intanto vedete che hanno comunque una routine i personaggi, perché escono e fanno. Ok, ora ho entrambi i materiali, bisogna di iniziare il tuo zaino, vai a riposarti e torna domani. Ok, torniamo a casa. La mia casa, vediamo sulla mappa dov'è. Io abito esattamente dall'altra parte della Big City, quindi ci andiamo immediatamente, seguendo un pochino di via. Vedete, queste sono bastardissime come galline, perché quando trasportavo la carne o il sacco di semi, le prime due quest iniziali del gioco, mi inseguivano e io dovevo scappare, perché più mi stavano vicino, più la barra della vita, del sacco e della carne calavano fino a farmi fallire la quest se io stavo immobile o comunque loro riuscivano ad accerchiarmi. E adesso dovremmo essere arrivati a casa, così facciamo anche conoscenza del luogo dove abitiamo, tecnicamente. Qui c'è una ruota dismessa. E questa sembra un prefabbricato. Vediamo, abitiamo qua noi. Allora, è l'unica porta aperta, tra l'altro, e non c'è dentro nulla. Quindi, tecnicamente, vai a casa, go to the carpentry to get the first backpack. Ok, quindi siamo tornati a casa, non si può dormire. Il tasto F sarebbe l'interazione, ma credo che non ci sia nessuna interazione qua per la casa. Ma ci sarà l'inventario una volta che noi riceveremo il nostro backpack e quindi potremo iniziare a fare le nostre missioni. L'area, come vi dicevo, è abbastanza circoscritta. Infatti dalla mappa si vede che c'è la città, un inizio di un'altra città in basso. Vediamo. Vedete che c'è un'altra città qua. E qualcosina all'esterno, tipo un woodcut. E qua in alto c'è un cartografo e così via. Ma non sembra esserci altro. Intanto non si è ben capito, mi ha fatto tornare a casa e tornare domani, ma in realtà domani non è ancora arrivato, quindi torno a casa e devo fare qualcosa, ma non posso fare nulla, quindi io torno da lui e vediamo se me lo dà. Ti stavo aspettando, è incredibile, grazie molte, forse dovresti andare dal farmer, dal coltivatore. Ok, abbiamo il nostro zaino, credo, sì. E come pensavo, col tasto I si apre l'inventario. Abbiamo il basic backpack equipaggiato. No, dice che non abbiamo equipaggiato niente. Equipaggio questo.
abbiamo le main quest e abbiamo il player status. Invii, diciamo, spedizioni completate, distanza fatto 1800 metri, monete guadagnate, missioni principali, missioni secondarie. Ok, sì. Ora dobbiamo andare, vediamo di farne almeno una. Lì c'è un punto di domanda, andiamo a prendere quella quest. Abbiamo uno zaino molto molto basilare, insomma. Con 30.000 lire il falegname poteva farlo sicuramente meglio, ma andiamo e vediamo. Questo è il farmer, no, questa è la tizia di prima. Ah, vedo che hai un backpack, grazie. Ora prendi il tuo backpack e vai e prendi porta questo all'innkeeper. Ok, mi ha dato del pane, delle baguette. Vedete che la gallina mi sta già inseguendo e io devo fare 100 metri. Vedete che mi insegue, poi dopo un po' un'altra gallina. Vedete che la vita sta scendendo del pane. Adesso arriva anche il bulldog. No, mollatemi! Insomma, è un passatempo carino, ma come vi dicevo, per lo stato attuale non ha problemi il gioco, sia ben chiaro. Però è anche un sacco di cose che mi viene da pensare. Cioè, vedete, siamo di sera in una taverna, c'è una band che sta suonando, c'è gente, non si può parlare con nessuno e dobbiamo solo trasportare due baguette. Ragazzi, qui c'è del potenziale che va sfruttato senz'altro e non lo so, ho qualche dubbio. 4,99€? Sì. 9,99€? Sarebbe meglio 9,99€, scontato a 4,99€, insomma me lo potrei anche pensare di prendere, ma di più no. Onestamente no, ma non perché è brutto, ma perché al momento non c'è così tanto da fare, nel senso che poi magari mi sbaglio, perché ovviamente presentandovi giochi e non potendo mai, diciamo, spolparli tutti, c'è sempre la possibilità che io mi sbagli. Però insomma, quello che io sto facendo, già quello che ho giocato prima, così vediamo. Il mio pollo è scappato, devi trovarlo. Ok, questo tecnicamente è un... vai dal butcher e trova il pollo, riporta il pollo al... ok, devo andare dal macellaio e prendere il pollo. È un pollo che è scappato, quindi immagino che è un pollo vivo. Vediamo. Perché c'è questa luce intorno qui? Ah, devo trovare il pollo qui. Questo. Ok. E l'ho legato con un nastro adesivo. Va bene. Sì, poi da quello che vedo, 21 quest forse, ne abbiamo già fatte 4 o 5, insomma non credo che duri più di 5 ore il gioco al momento, allo stato attuale. Però vi ricordo anche che io lo sto giocando prima dell'uscita, quindi sono qualche giorno dal 9 di settembre. Quindi questo è il tuo pollo e ti devo un sacchetto di grano. No, tu devi un sacco di grano a Griselda comunque. Ah, cavoli, grazie. Ma non me lo fai portare? Sto guadagnando tanti soldi, ma non so cosa fare. Vabbè, intanto vediamo che ci sono altre due quest da fare. Cosa è successo qua? Ah, minatore. Devo mandare il metallo al blacksmith. Ok, al fabbro. Ok. Ah, qui diventa interessante perché abbiamo... non ci sono più gli animali, ma c'è il tempo. 13 secondi per portarlo, 10 secondi dovremmo farcela. Carina anche sta cosa. Come ho detto, un passatempo. In effetti ne sono sempre più convinto. Vabbè. Perfetto. Completato. Poi, che cosa io ci faccia con i soldi non ne ho la minima idea. Però è carino il fatto che non sia tutto legato al cibo, ma quello me lo aspettavo. Ma e neanche alla difficoltà, perché se qua parliamo di un qualcosa simile a Death Stranding, insomma, siamo abbastanza lontani, perché è una città. Però, insomma, se mi creano questa difficoltà sempre diversa, non mi dispiace. Bello il sorgere del sole. Sono studente... no, è buono che tu sia qui. Ascolta, uno studente del villaggio
ha perso un libro importante, ma non sa dove. No, non mi interessa. Non mi interessa perché voglio fare non una ricerca, ma trasporto. Giusto per tastare un pochino, perché questa signora qui... Mio padre ha perso un oggetto nella città? No. È bello perché c'è anche questa sorta di caccia al tesoro, ma voglio fare un po' di trasporto. No, poi l'ambientazione carina, è bello il sorgere del sole, il tramontare del sole, c'è qualcosa di là. Vediamo. Eh sì. Vediamo se si può notare. Testa. Mega testa. Incredibile. Non si può notare su New World, ma si può notare qui. Molto bene. Foresta così. Un po' savana. Andiamo a vedere. Che succede lì? Quelle sono api? Tecnicamente. Mi ricorda un pochino qui Kingdom of Amalur. Una missione per te, ma bisogna che tu lo faccia di notte. Torna più tardi. Carina questa cosa. È un mago, al cappello da mago, quindi devo tornare qua di notte, quindi è carina come cosa. È un passatempo abbastanza spensierato. Voglio vedere che prezzo avrà e intanto vi chiedo che cosa ne pensate voi qui nei commenti qua sotto il video. Alla prossima e ciao ciao.